Ciao Siri! Ciao Beppe, come posso esserti utile? Mi mandi la sigla? Certo. La Regione presenta Generi di conforto, tanto per portarsi avanti, un podcast. Ma com'è che hai sempre questo accento un po' russo? Me lo dicono in molti. Chiedi al mio programmatore. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Come va a casa? Ma come va a casa? Sono chiuso qui, sono come uno stambecco in una stalla, penso come tutti. Speriamo un attimo con questo programma di poter aiutare qualcuno, così come diversivo, almeno gli diamo qualche idea. Tu cosa dici? Sì, perché insomma smettere proprio di ridere no, anzi, allarghiamoci. Dove si potrebbe fare sta cosa? Facciamo finta che siamo dove? Facciamo finta che siamo in un parco, dai, di quelli dove fino a qualche giorno fa giocavano i bambini e adesso speriamo che non giochino più perché sarebbe anche ora di darsi una regolata. Allora, aspetta un attimo, parco. Ok, ci siamo. Com'è? Fantastico, sono già lì. Fedele. Sono già lì. E che cosa facciamo? Che cosa faremo? O meglio, cosa facciamo oggi? Tu come dormi? Ma io faccio dei gran sogni di mare, sarà che ci sono nato a pochi chilometri dal mare, però insomma, tipo, ti spiego, no? L'altro giorno ero lì che nuotavo per Cesenatico, bello contento, davanti al mio bagno Zara, c'era anche il proprietario del bagno che mi salutava con la manina, una roba idilliaca. Stasera invece, stranissimo, stavo nuotando nella laguna di Venezia, poi a un certo punto esco e mi ritrovo gondoliere con il cameriere del ristorante accanto a casa mia, insomma, tutti e due, sai, con le striscioline bianche come e rosse, così, ecco, eravamo concetti così. Arriva Leo Gullotta, è presente quello del bagaglino, quello che faceva il comico? Come no, certo. Ecco, oh, arriva Leo Gullotta, porta questi bagagli di Louis Vuitton, proprio i vecchi bagaglioni di una volta, noi li dobbiamo caricare sulla gondola e portarli di là al Danieli, perché ovviamente lui sta al Danieli, figurati se Leo Gullotta sta in un posto da poveracci. Lui nel frattempo invece mi attraversa il Canal Grande camminando sulle acque. Devo smettere con la peperonata o trovarmi uno bravo? Io ho un classico che adesso si è riproposto, saranno sti giorni, insomma, sono quelli in cui incontro la star dei miei sogni e devo fargli fare l'autografo, ma non trovo la carta a volte, non trovo la biro altre volte, o parte l'auto e mi scappa davanti. Ma chi è la star dei tuoi sogni, però? Rivelaci. No, ma dipende, cioè, ce ne sono diversi, sono tutti i miei idoli infantili, adolescenziali. Sì, ma rivelaci qualche personaggio, qualche altarino, dai, fai nomi. Ma è noto, io sono devoto di Elton John, ogni tanto sogno Elton John che arriva e poi mi saluta come se fossimo vecchi amici, queste cose, no? Pacche sulle spalle. E poi dico, beh, perfetto, è il momento, allora mi frugo nelle tasche in cerca, ma basterebbe un fogliettino, un biglietto da visita, e non lo trovo. O se ho il biglietto da visita, non trovo la bio. Però questo, diciamo che è più argomento da psichiatra. Sì, non so chi stia peggio di noi due. Ecco a voi una bella storiella. Vicino a casa mia si vede sempre un vecchio con la faccia burbera e una gran barba bianca. Un colpetto o qualcosa del genere gli ha intorpidito la parte destra del corpo, per cui si trascina un po' a penzoloni, facendo perno su una stampella con la mano buona. In tempi normali, fin dalla mattina, fa il giro di tutti i bar del quartiere. A ogni tappa si siede ai tavoli esterni, appoggia la stampella, ordina un caffè o un bianchino e si accende una Mary Long. Non parla quasi mai con nessuno e la gente gli gira al largo istintivamente, come facciamo sempre coi reietti per i quali il social distancing non è nulla di nuovo. Adesso che le bettole sono chiuse, il vecchio continua lo stesso a girarle tutte, continua a sedersi lì fuori da solo, appoggia la stampella, accende la sigaretta, guarda lontano, con la solita espressione a volte accigliata, a volte un po' più distesa. Dovrebbe stare a casa, conciato con me di sicuro lo sa, anzi, temo che il fatto di disubbidire aggiunga proprio qualcosa in più al suo solito giro. Perso, silenzioso, aggrappato con ostinazione alla sua stampella e alla sua routine. Ma forse siamo tutti così, tutto sommato. Questa crisi lo sta anche mostrando bene, se tocca al comandante della polizia dirci che di questo passo dovrà prenderci per le orecchie per riportarci a casa.
Boh, non c'è una morale in questa storiella, ci mancherebbe, però magari vi invito a fare più attenzione a se stessi e agli altri. Vai Siri. Ed ora il nostro graditissimo ospite, Roberto Scarcella del secolo XIX. Come sono andata? Sì, un po' più di enfasi. Ok, riprovo. Ed ora il nostro graditissimo ospite, Roberto Scarcella del secolo XIX. Sì. Il difficile rapporto con gli sconti del supermercato ha chiaramente raggiunto un nuovo livello in questi giorni. Sono solo io o anche voi prima entravate per comprare due uova, uno yogurt, lo Scottex asciugatutto e uscivate con il carrello pieno di prodotti in offerta totalmente inutili e che a volte nemmeno vi piacciono, tipo, non so, la marmellata di coregone, i cereali alla spirulina basca, la tartare di caribù nano e le albicocche piccanti, la tisana all'alga gesuita del Nanga Parbat, il cioccolato allo sgombro, lo sformato di fragole, grillo talpa, mimosa e curry, il limoncello delle Faroer, imperdibile, e le pastiglie a quattro strati per la lavastoviglie, e io non ho la lavastoviglie. Mentre ora, se vedete un prodotto in offerta, diffidate, ci pensate, lo vedete brulicare di coronavirus in controluce, mettete i guanti che davano a Chernobyl prima di toccare un sugo col 20% di sconto, lasciate lì senza nemmeno un ripensamento la pasta di Gragnano trafilata al platino, quella che Cannavacciuolo usa solo nelle occasioni speciali, in offerta a 7 centesimi a pacco. State 10 minuti davanti a un salmone anarchico dell'isola di Baffin, campione olimpico di risalite della corrente scontato dell'80%, e poi alla fine rinunciate. Comprate con poca convinzione il tonno pinna rossa, cruelty free, pescato senza ami, a parole, solo convincendolo. Un prendi 8 e paghi mezzo, inscatolato almeno un anno fa e mettendo però tutto in un sacchetto piombato, poi riposto da un artificiere nell'ultimo cassetto della dispensa, quello che non sembra neanche un cassetto, dove tenete la roba che non usereste nemmeno durante il revival della grande carestia irlandese. E sopra ci scrivete da consumare forse, dal 2027. Per il resto prendete solo roba in sovrapprezzo evidente, per non sbagliare. Il pane è minimo 18 euro al chilo, perché almeno vuol dire che non è infetto. Il latte che costa come il barolo che costa come uno scooter, se no niente. O magari sono solo io, ma magari no. Educazione sentimentale. La tecnologia applicata a mia nonna. Mia nonna è scampata alla guerra nascondendosi in cantina. Quando Papa Ratzinger fu eletto, lei mi disse: io quell'accento proprio non lo sopporto. Mia nonna è anche scampata al coronavirus, perché è morta 2 anni fa. Deve aver pensato: meglio che mi addormento adesso, non si sa mai. Faceva le parole crociate, ricordava un sacco di vocaboli, non aveva la minima idea di come si programmasse un televisore, però fino all'ultimo ha capito perfettamente i meccanismi di qualifica delle batterie di nuoto alle Olimpiadi, per esempio. Perché ci sono meccanismi che non si acquisiscono mai, come l'oroscopo, che su di me funziona esattamente come la tecnologia applicata a mia nonna. Io di segno sono Toro e quando alla radio parte Ariete io ho già perso la concentrazione e il mio segno non riesco mai a sentirlo. Ma forse qui la tecnologia non c'entra, forse è l'oroscopo che non è interessantissimo. Gli abbiamo dato addosso alla tecnologia, quella che ci ha resi tracciabili a tutti gli scassaballe in ogni punto della Terra, che commercia i nostri dati sensibili con persone che non conosciamo, che ha inventato i call center per cose che non ci servono, che ha inventato gli impiegati dei call center pagati una miseria per essere mandati a quel paese da persone pagate una miseria. Porca miseria. Questa tecnologia che ha inventato il voto da casa, il pulcino Pio e che ci ha reso la musica gratis per tutti quando invece tutto si paga, anche la carta igienica. Tutto si paga, alcuni pagano per fare i corsi di aggiornamento, alcuni pagano per raccontare i propri problemi a qualcun altro, altri pagano per fare il politico, altri ancora pagano per fare l'amore e più frequentemente di quanto si pensi le ultime due categorie coincidono. Fino a che si è potuto uscire di casa, io ho pagato per comprare la musica e in cambio ho ricevuto amore, ma senza entrare in un albergo, senza ostacolare il traffico e senza prendere le malattie. Sono andato a musica, sono uno che abitualmente va a musica. Pago e mi danno la musica. Viva la musica! Ma questo cosa c'entra? La tecnologia, dicevamo. Sì, paghiamo per navigare, paghiamo per capire come vanno davvero le cose nel mondo, paghiamo il gestore telefonico per ascoltare un podcast come questo e soprattutto paghiamo per chiamarci da casa a casa e farci coraggio l'un l'altro. Quella tecnologia che ha cambiato le nostre abitudini adesso, invece di allontanarci, ci avvicina.
Certo, uno si era convinto che un giorno la tecnologia ci avrebbe fatto coltivare la cicoria su Marte e piantare le patate su Plutone, invece non è così. Ma siamo vivi, siamo ancora qui e quindi facciamoci andare bene questo restare chiusi in casa, con il nostro regale ma non così fondamentale sedere, con tutto il rispetto per chi con il sedere ci lavora, schiacciato su questo buffo e nemmeno così tondo pianeta Terra. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Allora vado con la sigla. Vai. La Regione ha presentato Generi di conforto, tanto per portarsi avanti, un podcast di Beppe Donadio e Lorenzo Erroi, con Siri, che sono io. Ciao ciao!